Vedete, per i servizi di biblioteca ci sono intanto tutti i servizi nei formati accessibili, vi ho fatto l'esempio dei web, ma pensate ad altri formati che spesso non sono inclusi. Una persona non vedente, come fruisce per esempio dei libri? E allora anche qui ci sono tanti strumenti nuovi che consentono di arrivare, ma se parliamo per esempio delle biblioteche digitali, dipende se il formato è accessibile o no. Se non è accessibile, noi facciamo una produzione che ulteriormente disabilita le persone. Così come le dotazioni, avere una postazione adattata significa conoscere non solo gli hardware, ma anche i software che sono appropriati per consentire una lettura di un certo tipo. E pensate ai libri, uno dei problemi grossi a livello europeo, che noi abbiamo con la Commissione europea e con gli editori, è quello di avere accesso ai formati. Diciamo elettronici e digitali, perché tutti i libri ormai sono stampati attraverso questa procedura. Per una persona cieca è l'unica forma di accedere a tutti i libri sul mercato. Ebbene, non è così semplice. Ci sono complicazioni in cui la tecnologia addirittura è disponibile, ma non è possibile utilizzarla. Allora, quello che voglio sottolineare nella mia presentazione è che l'accesso Il mancato accesso ai servizi di biblioteche non è solo una violazione di leggi, ma oggi rappresenta una violazione di diritti umani. E in base alla legislazione ci possono essere ricorsi davanti ai tribunali. L'altro elemento è che le tecnologie appropriate sono collegate a un concetto diverso. Spesso si pensa per queste persone alla riabilitazione. In realtà, una volta che siamo stabilizzati, noi non dobbiamo essere riabilitati, ma dobbiamo essere abilitati a funzionare come funzioniamo. Un cieco può leggere con la sintesi vocale, un sordo può utilizzare gli strumenti di sostegno, eccetera, eccetera. Purtroppo la società si è dimenticata, e spesso anche le biblioteche, che noi leggiamo ad occhi chiusi, ci muoviamo senza l'uso degli arti, comunichiamo senza parlare e ci relazioniamo col cuore aperto, quelle persone con disabilità intellettiva. Vedete, oggi è possibile leggere a occhi chiusi. Oggi è possibile utilizzare gli strumenti di comunicazione anche se si ha una grave limitazione funzionale motoria. Oggi è possibile comunicare con un sordo anche attraverso le strumentazioni. Io faccio l'esempio del display, ma ci sono anche altri elementi. Così come anche per le persone con disabilità intellettiva, oggi noi utilizziamo la scrittura semplificata che per certi documenti semplici che descrivono la biblioteca può essere utilizzata anche per questa fascia di utenza. Allora, qual è il problema, diciamo? Il problema è pensare che questa utenza sia un'utenza che ci riguardi e che quindi all'interno dei servizi di biblioteca dobbiamo pensare che la ricerca di quali soluzioni sia utile. Pensate che il telecomando è stato inventato per risolvere il comando a distanza di una persona che ha una difficoltà motoria, ricordate le manopole che usavamo prima per il film. Diceva stamattina il professore, certo, l'email è stato inventato nel CER, ma sulla base della comunicazione a distanza di due sordi. Allora vedete come i meccanismi iniziano a essere completamente diversi se sono inclusivi, come diciamo noi. Ebbene, quello che sottolineiamo è che dal modello medico individuale, che pensa che noi siamo malati, inabili, invalidi, incapaci, si fa un modello sociale basato sul rispetto dei diritti umani. Io sono lettore come gli altri, voglio accedere a una biblioteca, devo avere gli strumenti opportuni per questo. E in questo senso, e vado alle conclusioni, so che il tempo è breve, io credo che dobbiamo anche noi superare l'idea che spesso abbiamo tra di noi che discriminano, delle visioni negative. Vedete, io faccio questo giochino che è semplice. Se vi presento queste caratteristiche e dico sono desiderabili, probabilmente molti di voi in varie aree diranno no. Se poi dico se queste persone sono desiderabili, entrate un attimo in crisi, perché queste persone che avevano quelle caratteristiche, nessuno pensa che un poeta o un artista sia socialmente indesiderabile. Ebbene, queste trasformazioni culturali devono riguardarci, perché ogni volta che creiamo una barriera impoveriamo. Impoveriamo le persone, impoveriamo noi stessi e impoveriamo la società che non sa più rispondere. Vedete, la normalità in teoria non esiste. È una teoria, diceva Basaglia, visti da vicino nessuno è normale. Pensate,
c'è un'associazione olandese che faceva queste due domande: hai mai incontrato una persona normale? Pensateci un secondo, è già difficile rispondere, ma la domanda seconda è ancora più inquietante: e vi è piaciuta? No, però questo discorso della normalità, pensate all'Africa, noi abbiamo problemi di essere inclusi in Africa, se ci pensiamo, se noi fossimo immigrati avremmo lo stesso problema dall'altro lato. Ebbene, quello che voglio dire, la Convenzione sottolinea vari aspetti, ma uno forse il più importante è che la disabilità può essere rimossa anche da noi e che la disabilità ci appartiene perché nell'arco di una vita ognuno di noi vivrà condizioni che di esperienza di disabilità, o perché è bambino, o perché è una donna incinta, o perché ha un incidente, o perché diventa anziano. Ecco, la disabilità cambia, non è più come prima. Pensate a Oscar Pistorius. E Oscar Pistorius è uno che corre senza gambe, 20 anni fa sarebbe stato inconcepibile. Eppure oggi la disabilità dipende da come noi usiamo le tecnologie. È più disabile un bambino che non va a scuola e non impara a leggere e scrivere che un cieco che legge e scrive con la sintesi vocale. Ecco, diciamo l'ultimo concetto che voglio esprimere è che noi dobbiamo lavorare con le persone escluse. Nella mia biblioteca è possibile perché io ho la doppia competenza, ma invito le biblioteche a ragionare con chi inizia a vivere queste condizioni e le sa gestire bene. Vedete, nell'antichità abbiamo ancora ereditato il modello culturale dell'uomo bello e in salute, dell'uomo appropriato, dell'uomo adeguato, è il kudos. Oggi su una delle statue di Trafalgar Square a Londra c'è una statua di Mark Twain che dice che la bellezza non dipende dalle persone e da come sono, ma dipende da quello che esprimono. E in questo senso può essere anche bella una persona poco medica, senza pensare che sia un modello di bellezza. Ecco, quello che i concetti che noi utilizziamo è quello di società inclusive e partecipative, dove il diritto di essere differenti sia anche considerato la differenza come una cosa buona. E pensateci un attimo, in questa sala nessuno è uguale a un altro, la differenza ci appartiene e in quella differenza siamo anche orgogliosi. Ebbene, la disabilità è una delle differenze umane, come dice la Convenzione, una differenza che può essere superata, che può essere ridotta, che può partecipare con gli altri a quel movimento di accesso alla cultura che riguarda le responsabilità delle nostre biblioteche e che quindi noi cerchiamo di sostenere anche pensando a costruire tecnologie abilitanti. Grazie a Gian Piero Grifo per il suo intervento significativo ed incisivo. Adesso mi è chiaro il significato di questa tecnologia disabilitante, ma anche tecnologia abilitante, inclusiva. Prima di procedere nel nostro programma di interventi, cederei la parola a Mauro Giancaspro che me l'ha chiesta per un breve intervento. Allora, io vorrei, siccome siamo particolarmente orgogliosi di avere costruito questa sezione diversità alla Biblioteca Nazionale, io vorrei dire una cosa che serve anche un po' a una cosa che mi ha fatto notare Gian Piero, che serve un po' a capire com'è nata. Un giorno mi ha detto Gian Piero, tu venendo in biblioteca dalla stazione della funicolare centrale in biblioteca incontrerai 1.000 o 2.000 persone. Non hai mai notato che tra queste 1.000 e 2.000 persone non ce ne sono due che portano lo stesso paio di scarpe? Perché tu hai un punto di vista di osservazione diverso dal mio. Allora, la sezione della diversità serve anche a questo, a seguire, a capire noi, quelli che una volta una definizione tragica e incomprensibile definiva di Gian Piero normodotato, dice a capire che ci sono delle vie di accesso alla conoscenza che sono altre e diverse. E allora chi ha per esempio il cieco ha una possibilità di conoscenza tattile, il futurismo aveva addirittura come dire, teorizzato il tatticismo. E voglio dire, la comunicazione tattile dà sicuramente delle informazioni più dettagliate al cervello. In una mostra fatta per i non vedenti, noi facemmo questo esperimento, la visione di una bella donna dà praticamente un'informazione al cervello. Il tatto di un seno dà al cervello un altro tipo di informazione. Allora, questa sezione della diversità,
serve anche a spiegare quali sono varie e diverse fonti di informazioni nelle quali noi che abbiamo un diverso punto di osservazione finiamo per privarci. Quando noi abbiamo diffuso un Debranum pieghevole nel quale diciamo quali sono i servizi che la biblioteca offre, a questo punto abbiamo detto l'accesso all'informazione, alla lettura e ai servizi di tutti, con l'attività della sezione sulla diversità. Questa sezione sulla diversità, che tra poco avrà anche una sua nuova sede nella Biblioteca Nazionale che stiamo ristrutturando, a questo serve a indicare, ad arricchire le conoscenze di tutti. Cioè io, da che ho conosciuto Giampiero, ho fatto caso a questo particolare di che nessuno tra la stazione della funicolare e la Biblioteca Nazionale usa lo stesso paio di scarpe. Allora questa sezione non è destinata a chi ha le diverse abilità, perché questa già è un'informazione e una definizione che non ci piace, ma serve attraverso queste diverse forme di conoscenza a dare anche a noi, che siamo stanti, che non siamo ciechi ma siamo presbiti, a cui l'udito si indurisce ma non siamo sordi o non siamo ancora sordi, darci la possibilità di un ampliamento delle conoscenze e soprattutto la possibilità di educarci a chi ha, diciamo così, una abilità diversa dalla nostra. Io quando sto con Giampiero ho provato a dire, senza avere più Giampiero, una buttata, e lui Giampiero dice sì, volentieri. Questa sezione della diversità, questo scopo deve avere, perciò volevo dire che è una sezione che è in progress, nella quale però siamo particolarmente orgogliosi grazie a queste cose che Giampiero ci ha fatto capire.